Era quasi verso sera, dietro stavo andando, è caduto giù l'Armando. Adriano Celentano. Ciao a tutti, bentornati anche oggi sul mio canale. Innanzitutto mi scuso per i rumori che sentirete, perché l'inquilino dell'appartamento che sta sopra il mio sta facendo i lavori in corso e io, siccome ho da registrare, e purtroppo questo si sente, non c'è verso, quindi scusatemi tantissimo. Oggi sono qui perché una storia eccezionale, e per questo volevo ringraziare il sito ilgiornale.it e specificatamente Paolo Lazzari, che ha scritto un articolo veramente fortissimo, dove si racconta una storia veramente molto on the road. Ecco, i protagonisti sono Adriano Celentano, Enzo Iannacci e Luigi Tenco, di quella volta in cui un sedicente impresario tedesco li invitò ad andare in Germania a fare una tournée per incontrare Elvis Presley, e per questo si fece anche pagare, cioè nel senso loro dovettero dare un anticipo per andare là. E però c'era la promessa di un grandissimo guadagno dell'incontro con Elvis Presley. In realtà era una truffa, e io voglio raccontarvi questa storia perché a mio parere è eccezionale. Ok, perfetto. Allora, io vi ringrazio in anticipatamente per la visione, vi invito a iscrivervi al canale, attivare la campanella, e anche oggi vi racconto una storia musicale veramente straordinaria. Buona visione e benvenuti sul mio canale. Con 24.000 baci. Siamo a fine anni 50, c'è un impresario tedesco che convince gli artisti italiani Adriano Celentano, Luigi Tenco ed Enzo Iannacci che avrebbe combinato un grande incontro con il re del rock americano Elvis Presley, ma in realtà scappò con tutti i soldi. La storia comincia in questo modo. Suona il telefono di Celentano. Dall'altro capo del cavo squilla la voce di un impresario tedesco. Dice che può combinare un incontro, l'incontro del secolo, quello tra l'astro sorgente del rock italico Adriano Celentano e il più illustre monarca americano del genere, che è Elvis Presley. L'artista si troverebbe infatti in Germania, dove è di stanza per il servizio militare. Occasione quindi da non perdere. Subito Adriano Celentano allerta i suoi colleghi, e sono Enzo Iannacci per suonare il pianoforte, Tenco per il sax, lui alla chitarra, e poi chiama anche Tomelleri perché suonerà in questo gruppo clarinetto e basso. Di anticipi per ora non se ne vedono, ma sono tutti molto concordi che bisogna partire, e perciò partono. La solita strada. Loro mettono insieme un fondo cassa e acquistano i biglietti del treno andata e ritorno. Viaggetto impegnativo, ma non è proprio così impegnativo. Scendono alla stazione sbagliata. Qualcuno li avvisa che devono rimontare sopra perché sono andati troppo lontano, e quindi poi ritornano sul treno per tornare indietro, e finalmente prendono la stazione giusta. La folla è crepitante appena mettono giù piede. C'è Luigi Tenco, che è sempre molto introverso, ma poi alla fine si scioglie col pubblico. La sera iniziano a suonare in qualche locale, però per il momento non riescono a vedere né l'impresario né anche una lira. Tutto comunque è confezionato in virtù del fatidico incontro con Elvis Presley. Vedrai, vedrai. Elvis però non arriverà mai. I nostri musicisti italiani scopriranno questa tremenda verità. Questo impresario teutonico tedesco in realtà non esiste, e se esiste come persona certamente ha in realtà tirato una patacca mostruosa ai nostri artisti italiani. Non c'è niente di organizzato. Non solo, addirittura questo impresario tedesco scappa con il malloppo versato per l'organizzazione della tournée. Peggio di così difficilmente potrebbe andare, non fosse che il fondo residuo lo detiene Enzo Iannacci, e siccome era rimasto un pochino di soldi, lui cosa fa? Dice: guarda, visto che c'ho un po' di soldi che mi sono rimasti, residuo di questo fondo, decide di comprarsi in realtà un orologio. Io c'ho l'alibi, ma quell'ora sono quasi sempre via.
Gli altri chiaramente si arrabbiano tantissimo perché dice: ma come ci ha comprato un orologio? Ci doveva essere un po' di soldi anche per mangiare, per esempio. Ora come si fa? Lui dice: ormai ci ho comprato un orologio, non ci posso fare niente. Poi va a lavarsi le mani. Questa è storia vera, ragazzi, è fantastico. Cade l'orologio nell'acqua, si sfa completamente come fosse di cartone e quindi si scopre che non solo erano stati ingannati dall'impresario tedesco, ma anche l'orologio comprato non era buono a niente. Alla fine, stremati e senza aver neanche cenato, si dirigono verso la stazione per tornare a casa. Salgono sul treno con lo stomaco che brontola, la faccia pesta, perché io posso immaginare com'erano di buon umore. Per fortuna però, e questo lo sappiamo perché la storia ce lo racconta, il futuro di questi artisti sarà pieno di grandissimi successi. Io ringrazio ancora veramente il giornale.it, questo sito, e in particolare Paolo Lazzari, che ha scritto questo articolo raccontando una storia che davvero io non sapevo. Sono rimasto piacevolmente sorpreso e colpito, perché talvolta probabilmente alcuni di voi che la musica la studiano e hanno letto storie, libri su libri, forse questa storia la sapranno. Io sinceramente non la conoscevo e ho voluto condividerla con voi perché la trovo fantastica, assolutamente sì, e spero che vi sia piaciuta. Allora, io vi ringrazio per la visione di questo vlog. Vi aspetto chiaramente alla prossima volta per altri vlog che non sono necessariamente simili a questo, anche perché questo è veramente particolare, singolare, senza precedenti nel mio canale. Io vi auguro quindi la buona visione dei miei vlog, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, vi saluto e vi aspetto alla prossima volta. Ciao da Ale.